Carissimi utenti di YouTube, buongiorno. Oggi vi faremo vedere come in maniera molto spartana riusciremo a fare un piccolo mini amplificatore per il nostro cellulare. Una cosa molto semplice. Se per caso vi avanza un rotolo di carta a casa come questo, un rotolo di carta assorbente, voi sapete che all'interno di questo rotolo noi abbiamo la composizione solida che mantiene appunto la carta. E adesso vi farò vedere proprio con questa composizione solida come faremo il nostro mini amplificatore. Questo è il rotolo di carta, lo avete visto, lo avete avuto a casa anche voi e lo possiamo togliere perché sapete di che cosa si tratta. Lo mettiamo qui. Quello che rimane, eccolo qui, la nostra composizione solida che mantiene tutta quanta la carta. Questo è il tubo che vi faccio vedere. Con una piccola matita facciamo un segno. Naturalmente lo tagliamo. Io l'ho già fatto per una questione di tempo, ma così sarebbe da fare. Ed ecco questo che esce in maniera molto semplice. Applichiamo per sostenerlo, naturalmente, affinché venga sostenuto in maniera molto lineare, due piccole puntine, perché naturalmente essendo circolare il nostro rotolo potrebbe sfuggirci, ed ecco qui che lo possiamo mettere in questa maniera qui. Ritagliato, una forbice, disegnato con una matita. Andiamo ad accendere il nostro telefonino con una canzone che noi abbiamo già e lo facciamo sentire come si sente. In maniera non amplificata. Piano piano lo andiamo a mettere dentro il nostro tubetto che abbiamo appena ritagliato e l'amplificazione c'è. Rifacciamo vedere che senza il nostro tubo di carta e facciamo sentire come viene amplificato. Ecco signori, abbiamo fatto vedere questo per farvi capire quando in un momento di solitudine voi vorrete ascoltare la musica un po' più alta e non avete mezzi per farlo perché non avete la corrente a casa, perché avete voglia di non sentirla molto alta. Questa è la vostra soluzione. Arrivederci, vlogger. Saluti da Maurizio.